Buonasera a tutti, benvenuti al nostro webinar Artes su turismo esperienziale e professionale club di prodotto. E siamo oggi collegati con una serie di esperti e anche di testimoni privilegiati di alcune esperienze che ruotano attorno ad attività della regione Sardegna. Ringraziamo moltissimo i nostri esperti che andrò a presentarvi tra breve. Nel frattempo, qualche informazione utile per seguire correttamente il nostro webinar. Vi consiglio di tenere il pannello di controllo alla destra del vostro schermo, in modo tale da avere la gran parte dello schermo utile per condividere le immagini dei relatori e soprattutto le slide che qualcuno condividerà con voi. Vi chiedo di intervenire adesso facendo alcune prove. C'è una manina alla sinistra del pannello di controllo di GoToWebinar, cliccando la quale avete la possibilità di chiedere di intervenire e quindi in questo modo mi consentite di aprire il vostro audio e quindi di consentirvi di fare domande o interventi. Interventi e domande che adesso ho visto già che qualcuno sta provando, vi darò la parola in modo tale che mi date un feedback se ci vedete e ci ascoltate. Bene, dicevo, alzando la manina, voi potrete chiedere la possibilità di intervenire con domande prevalentemente o brevi contributi, interazione nella seconda parte del nostro webinar. Do la parola ad Alessia Ufficio per vedere se lei ci ascolta e ci vede correttamente. Buonasera Alessia. Buonasera, sì, vi vedo correttamente, era solo per segnalare tutto a posto. Benissimo, ok, lei ci segue da? Io ho avuto il vostro contatto da Ramona Bavazzano, che mi ha parlato di voi e che forse dovrebbe essere collegata anche lei, non so se voi potete Ok, ma vederla. lei ci segue da quale città? Come? Da Milano? Da quale città? Da Milano? Ah, perfetto, va bene, grazie. Allora, quando vorrà intervenire, sa come fare, le daremo la parola in ordine di apparizione. Vediamo Chiara Pulina, buonasera Chiara, ci ascolta e ci vede correttamente? Forse non è collegata con l'audio. Vediamo Elena Cozzi, buonasera Elena, ci segue correttamente? Io vi sento e voi mi sentite? Ho attivato adesso Sì, molto l'audio. bene, perfetto. Ok, da Ok, Trieste. benissimo. Benissimo, se vorrà intervenire sa come fare, le diamo l'audio come abbiamo fatto adesso. Grazie. Grazie, proviamo Elisa Colleo, buonasera Elisa, ci ascolta correttamente? Elisa, buonasera. Buonasera, Elisa? sì, vi ascolto. Sì, mi Perfetto, da dove sentite? ci segue? Sì, molto bene. Da Aido Maggiore. Aido Maggiore è un paesino della Sardegna. Aido Maggiore. Benissimo, perfetto. Ok. Allora avrà modo di sentire un po' di esperienze della sua terra. E allora, Ilaria Marchesi, proviamo a vedere se ci riesce a seguire correttamente. Ilaria, buonasera. Ilaria? Può parlare e dirci se ci segue correttamente? Va bene. Laura D'Argento, vediamo. Laura, Salve, il buonasera. mio nome Lara? sì, il mio nome è Lara, Lara. Lara, vi vedo, vi sento correttamente, mi trovo a Bari e ho partecipato alla Matera Airbnb Experience, quindi sono informata sul turismo esperienziale. Perfetto, buonasera, io sono un suo concittadino, grazie, ci aggiorniamo. Allora, penso che diciamo, tutti quanti ci ascoltino e ci vedano correttamente, quindi io direi di dare il benvenuto ai nostri relatori che vado a presentarvi. E qui con noi Giovanni Antonio Sanna, che è vicepresidente del GAL Logudoro. Alessandra Guigoni, andiamo qui. Fate voi una brevissima presentazione vostra, proprio 10 secondi su chi siete e dove siete. Vai, Prego Antonio. Alessandra. Grazie, buongiorno a tutti. Sono Alessandra Guigoni, sono un'antropologa culturale
faccio consulenze e formazioni, sono esperta in sistemi alimentari e turismo esperienziale di carattere enogastronomico. E sei collegata da? Da Cagliari. Benissimo. Giovanni Antonio Sanna. Sì, salve a tutti, sono Giovanni Antonio Sanna, sono il manager di rete di Rural Heritage, un'associazione di promozione turistica, ma sono anche il vicepresidente del Gallo Gudorogo Oceano. E sono collegato da Ozieri. Benissimo. E allora presento Maurizio Testa. Se Maurizio vuoi dire due parole, stiamo aspettando Michele Silenu che sta facendo di tutto per collegarsi. Nella sua zona è andata via la corrente perché sono solo 45 gradi oggi e quindi il caldo avrà fatto saltare i collegamenti. Speriamo di poterlo avere con noi. Maurizio, buonasera. Maurizio è collegato da Milano. Se vuoi presentarti in modo tale che iniziamo con un breve sondaggio la nostra chiacchierata, così prendiamo confidenza con questo strumento dei sondaggi che ci consentono di interagire con alcune questioni, alcune molto semplici, come vedremo adesso. Maurizio, se ti presenti brevemente, Maurizio è il presidente di Artes. Sì, sono collegato da Padova perché stiamo lavorando per il club di prodotto appunto dello Story Leading nel Veneto, di cui poi darò qualche accenno. Perfetto, Ho allora incominciamo ad visto che... avviare un sondaggio. Potete cliccare su una delle seguenti risposte. Se conoscete Artes, se è la prima volta, sì, no, se è la prima volta, cliccate veloce, abbiamo un'idea così di chi partecipa, di chi ci conosce, anche in modo tale da poter tarare gli interventi e le attività che faremo oggi con i nostri esperti. Perfetto, vedo che avete preso subito dimestichezza con lo strumento. Qualche secondo ancora, chiudiamo e come vedrete abbiamo la possibilità di condividere i sondaggi. Quindi chiudiamo il sondaggio e vediamo un pochino i risultati, così anche per circa una metà ci conosce, è la prima volta che in occasione di questo webinar e quindi bene. E quindi il piacere di conoscere un po' di più questa esperienza e in particolare anche il lavoro che stanno facendo i nostri amici a vari livelli in Sardegna sul tema che ricordo a quanti si fossero collegati oggi è turismo esperienziale professionale club di prodotto a cui diciamo con il quale interagiranno in termini di loro esperienze e testimonianze i nostri interlocutori che vi abbiamo appena presentati. Siamo in attesa dell'ultimo, Michele Silenu, che è responsabile di un centro di formazione della Sardegna, che è la prima regione nella quale abbiamo avuto il riconoscimento nell'ambito del repertorio delle professioni regionali della figura dell'operatore di turismo esperienziale. Poi ci racconterà Michele, speriamo, qualcosa a riguardo. Ettore. Un'altra domanda, perché vedo che molti ancora si devono collegare, siamo oggi tantissimi, più di 150. Se avete mai sentito parlare di story living, e se volete rispondere ad una delle tre opzioni che sono qui presenti, prego e grazie della vostra collaborazione e partecipazione. Saluto ancora quanti si fossero collegati in questo istante. Stiamo prendendo un po' confidenza con voi. Peraltro ricordo a tutti che il pubblico che si è iscritto a questo webinar è molto variegato, da guide turistiche a titolari o direttori di strutture ricettive, a chi si occupa di promozione a livello locale di turismo. Quindi vediamo il sondaggio, lo condividiamo, chiedo. E quindi può darsi che si sia collegato Michele. Allora, un 20% di voi ritiene che sia sinonimo di storytelling, è un concetto poco chiaro per il 43%, per il 38% no. Quindi a Maurizio anche il compito
raccontarci nella tradizione, diciamo così, di Artes, quando parliamo di story living, qual è la nostra proposta di turismo esperienziale. Grazie ancora. Un ultimo sondaggio, purtroppo non Michele non riesce ancora a collegarsi, e sul tema del club di prodotto, che è uno dei temi centrali di oggi, se avete avuto modo di conoscere cos'è un club di prodotto ed eventualmente di farne parte, anche qui una delle tre scelte. Dopodiché chiedo a Maurizio di avviare questo nostro webinar e di partire con la sua testimonianza. Vediamo ancora qualche istante, veloci, perché noi abbiamo i minuti contati, contiamo comunque di chiudere verso alle 16. Ettore? Sì, si è collegato Michele? Sì, sono collegato col telefono, Perfetto. Noi abbiamo appena iniziato. Michele, benvenuto. Fortunatamente l'energia elettrica è arrivata e quindi sei con noi. Vediamo di condividere questo sondaggio e condividendo i risultati. E quindi la parola a Maurizio e poi interverrà Michele come didascalia. Una buona metà non ha avuto modo di conoscere cos'è un club di prodotto. Una parte di quelli che lo conoscono, anche un 31%, non ha avuto modo di esserne coinvolto. Quindi, diciamo, sono temi che ci auguriamo possano essere esperiti in questa nostra chiacchierata. E ricordo che sarà importante un'interazione nella seconda parte del webinar con domande o brevi interventi e testimonianze che vorrete rivolgere e che sarà possibile effettuare cliccando sulla manina alla sinistra del vostro pannello di controllo per prenotare il vostro intervento. A te Maurizio e grazie della collaborazione da parte di tutti. Grazie. Domanda, mi sentite bene? Mi vedete anche? Sì, perfettamente. Ecco, allora, ecco, adesso comincio a vedere anch'io. Un attimo che condivido lo schermo, se mi hai ridato. Ecco, l'Alessandra Guigoni, se vuole, può anche togliere la telecamera, che al momento non, così ti tolgo dall'impaccio. Allora, condividiamo, un attimo solo. Sì, a posto, Maurizio, vai. Ecco fatto, a posto. Allora, abbiamo un'ora da passare insieme con molti temi e cercherò di essere molto veloce. Intanto, piacere a tutti e quelli che si sono collegati. Ho capito che una metà ci conosce, una metà no. Diciamo che il club di prodotto è un concetto conosciuto da qualcuno, ma da altri no. Lo story living è una innovazione che abbiamo introdotto, quindi ecco, andrò molto veloce adesso a fare una carrellata di, come diceva il mio vecchio collega, un treno di ragionamenti che mettono il tappeto su un argomento che poi viene un po', che verrà testimoniato da alcune esperienze nostre e da queste collaborazioni che abbiamo avviato in Sardegna, appunto con i vari soggetti che fanno parte di questo webinar. Allora, il primo argomento è che cosa è il turismo esperienziale. Avremo probabilmente miliardi di definizioni. Io provo a sintetizzare quella che ci sembra sia più riconosciuta a livello internazionale. Intanto chiedo ai partner di spegnere il microfono perché sento dei rumori di fondo che rischiano di essere disturbanti per chi ascolta. Allora, dove i turisti mettono le mani in pasta seguendo le loro passioni insieme ai locals. Non troverete nessun libro dove c'è la definizione. Importante che una visita guidata, una bellissima visita guidata in un museo di Michelangelo non sia venduta come esperienziale, cosa che mi è capitato di vedere in alcune situazioni. Ecco, solo per avere una proprietà di linguaggio, i turismi oggi sono infiniti. Diciamo che il turismo esperienziale è un punto di incontro di diverse cose: il turismo sostenibile, il turismo enogastronomico, il turismo sportivo, il turismo adventure, per esempio, dove è l'adrenalina che conta, no? Il turismo attivo, andiamo a cavallo. Ecco, però il turismo esperienziale è qualcosa un po' di più di questo, perché l'incontro, immergersi nel territorio, incontrare le persone, le tradizioni, il genius loci e quindi vivere da protagonista, sentendosi una persona del posto. Il fenomeno è ormai più che scoppiato, non sto qui a dire cose che probabilmente conoscete tutti,
Ecco, quello che mi preme dire è che l'Italia oggi ha, qui sono dati del 2017, ma non siamo molto distanti dall'anno scorso, ha un 40 miliardi di incoming. La Spagna era dopo di noi 10 anni fa, oggi ne fa quasi 61 e ha superato la Francia. Quindi la Spagna ha saputo fare un'azione di sistema, in 10 anni ha scalato le vette, anche non solo per il turismo esperienziale, turismo industriale, ma con una logica di professionalità. Ecco, ricordo che i mercati che contano sono i cinesi, che in Italia anche vengono, ma ci interessano i cinesi medio-alto spendenti, americani, tedeschi in Italia vengono molto, e gli inglesi. Ecco, sempre di più il mercato è pilotato dalle attività più che dalle destinazioni. Allora, se prima si diceva dove voglio andare, sempre di più si dice cosa voglio fare. Quindi questo mercato del tours and activities, dove c'è anche l'esperienziale che vale circa un 40% di questo mercato, 40-50%, perché ormai è dilagante, ecco, questo mercato delle activities è la ragione per andare in un posto, sempre più è la ragione per andare in un posto. Mentre prima uno andava a vedere il Colosseo, ma ormai il Colosseo l'hanno visto tutti. O comunque chi va a vedere il Colosseo è un turismo povero. Il turismo un po' più ricco è quello che cerca l'esperienza. Ricco non solo in termini economici, ma anche in termini culturali. Quindi è un turista certamente più evoluto. Non è il turista cartolina. È una risorsa per la destinazione perché dà attrattività alla destinazione, perché mette in evidenza il genius loci, per cui se fare una passeggiata a cavallo si può fare nelle Dolomiti, ma anche in Slovenia, certamente se noi costruiamo un prodotto esperienziale radicato nelle Dolomiti non è la stessa cosa che fanno in Slovenia. Quindi questo crea motivazione per andare in un posto. Allunga il periodo di permanenza, perché molto spesso il turista ingaggiato non sempre deve essere all'aria aperta, può anche essere al chiuso, per cui il periodo si allunga e si destagionalizza. E anche destinazioni minori possono avere, perché questo tipo di turismo non è un turismo dove si va in 50, ma di solito sono per individuali, piccoli gruppi, 8-10 persone. Quindi c'è un tema, e qui andrò veloce perché questa slide, è una slide, che sembra facile ma è complessa. Allora, se noi suddividiamo il mercato esperienziale in tre fasce, ecco, diciamo che questo è un modo di rappresentare le cose, che usiamo, ma plausibile che qualcun altro lo faccia in modo diverso. Passiamo da singola attività a palinsesti, ovvero ti faccio fare la singola attività o ti faccio fare un cocktail di situazioni. Qui sotto abbiamo delle logiche di self-service, quindi compro online, dove il prodotto è quello e quello è, o qui sopra invece mi affido, se più vado in alto, mi affido alla consulenza. Ora, quello che è importante è che sotto il prodotto è standard, sotto è su misura, sotto è free sale, quindi compro con un bottone, appunto, e-commerce, e sopra è su richiesta, lo faccio un tailor made, lo faccio apposta per te. Sotto spesso c'è improvvisazione, perché la barriera d'ingresso è zero. Diciamo che nella maggior parte dei portali che fanno turismo ci si può iscrivere senza essere nessuno e dopo 5 minuti c'è già in vendita. È chiaro che invece sopra dobbiamo avere dei sistemi, dei gate di professionalità per cui si possa dire qui è un prodotto certificato, qui c'è un prodotto che ha dei professionisti. Attenzione, una guida è un professionista e dà già delle sicurezze, ma una guida esperienziale, intendo dire una guida con licenza turistica che si specializza nell'esperienziale, è il massimo della professionalità per certi aspetti. Un sommelier, una cantina, eccetera, che si professionalizza è il massimo su quel tematismo. Ecco, allora, la nostra visione è che il mercato che ancora l'Italia non sta prendendo per mille motivi che non sto qui adesso a raccontare, è il mercato lì dentro, lì c'è il valore. Sotto ci sono i commodity, certamente emozionale, esperienziale, ma magari improvvisato, magari poco sicuro, le normative non sono rispettate. Qui invece noi dobbiamo attrarre dei intermediari, quindi tour operator, consulenti di viaggio internazionali, che si fidino dei nostri prodotti, perché sono sicuri di qualità, si capisce cosa c'è dentro, e ci mandino i nuovi flussi dei turisti esperienziali che oggi sono mandati in Francia o in Spagna o in Portogallo, come vi ho detto. Infatti, l'Europa del Sud cavalca l'onda. Questi tre paesi hanno fatto una gran fortuna anche sul turismo esperienziale e potrei dire che la gran parte del mercato l'hanno presa loro.
perché l'Italia sembra essere indietro, anche se per fortuna, e mi fa piacere che c'era la collega che a Matera ha fatto un corso con Airbnb, quindi questo è molto importante, abbiamo bisogno di più professionalità, dobbiamo dare la certezza che il prodotto sia sicuro e non improvvisato. Mentre posso garantirvi che con le mie orecchie ho sentito un sacco di gente straniera che dice io in Italia non ve li mando perché voi siete degli improvvisati. Cosa dobbiamo fare allora per recuperare le quote? Aumentare la professionalità, la qualità e la sicurezza della propria offerta. La qualità vuol dire i contenuti. Puntare a marchi e format capaci di aggregare un'offerta polverizzata, no? Il turismo esperienziale per sua natura è estremamente polverizzato, quindi abbiamo bisogno di dire c'è un format. Auspico che nascano molti format. Noi ne abbiamo inventato uno, che è questo dello story living, ma più marchi di qualità nasceranno e più saremo capaci di attirare in Italia. Quindi la concorrenza fa il mercato. Al momento io non conosco altri format oltre che il nostro, diciamo a livello nazionale. Ecco, quindi io auspico che ne nascano degli altri. Quindi l'ultima cosa è fare sistema, perché il turismo esperienziale trova palcoscenico nel territorio e tutti, diciamo, i cittadini, le cantine, il museo, l'artista, quello che fa i vasi, eccetera, eccetera, ogni persona è un attore su questo palcoscenico perché incontra questo prosumer, questo proactive consumer o consumatore che vuole appunto immergersi. Ecco, quindi che è evidente la logica dei club di prodotto aiuta, perché il club di prodotto è un sistema di rete e i marchi di qualità. Abbiamo esempi all'estero di successo a tal proposito. L'ultima cosa, quando un mercato è stato preso, purtroppo o si abbassano i prezzi o si innova. Quindi l'idea nostra è di non abbassare i prezzi, perché sennò andremo peggio, ma di portare innovazione. Quindi ecco che lo story living è una di queste cose. Quindi il modello Artes è un disciplinare, per cui i prodotti sono costruiti secondo una disciplina, direi, abbastanza complessa. Non è facile fare un prodotto in questo modo, e questa è la base per costruire dei club di prodotto. Abbiamo professionalizzato gli operatori, appunto, come operatori di turismo esperienziale, grazie all'associazione professionale Assotes, accreditata dal Ministero dello Sviluppo Economico, e abbiamo un marchio di qualità che tutela l'intermediario, il quale dice: io vi mando solo se non ho sorprese. E qualcuno saprà che siamo appunto anche noi, tour operator specializzato nel turismo esperienziale professionale. Ecco, l'innovazione per quanto riguarda noi è lo story living. Quindi da storytelling a story living già è autoesplicante, ma un conto è fare storytelling e un conto è costruire un prodotto turistico di story living, che è molto più complesso. Quindi da itinerario passiamo a storia da vivere insieme. Quindi sparisce il concetto di itinerario, anche se ovviamente c'è un itinerario, e diamo vita a un nuovo genere di intrattenimento. Per banalizzare, uno story living ha un problema da risolvere, un'impresa da compiere e poi si fa grande festa. Per cui quasi sempre si mangia e si beve. Il turista ha sempre il ruolo di protagonista. Continuo a chiedere a qualche collega che ha il microfono acceso se lo può spegnere perché si sentono rumori. Allora, arrivo e concludo quindi facendo l'esempio del progetto Story Living che stiamo realizzando nel Veneto. Il Veneto, non so se è più avanti o più indietro, ma di fatto ha fatto un bando Assi, con questa domanda: adeguare l'offerta regionale all'evoluzione in atto nel mondo del turismo moderno per dotare gli operatori di professionalità, quindi professionalità sul turismo esperienziale, facilitare percorsi di rete e avere nuovi prodotti. Quindi è un progetto dove si fa formazione, progettazione e promozione. Ecco, questo ha messo in rete tutta una serie di soggetti, che non sto qui a dire, Confagricoltura, Agrituris, la Regione Veneto, l'Agenfor, l'università, tre associazioni di guide turistiche, le guide ambientali, partecipano 42 persone, tra titolari di agriturismi, cooperative con i musei, guide turistiche, guide ambientali, accompagnatori. Quindi è una rete di soggetti, tour operator, con un piano di lavoro che ci vede ormai aver superato la metà del progetto, dove abbiamo formato queste persone, abbiamo definito i prodotti in coerenza con le strategie, con i piani strategici regionali e con il piano strategico delle Destination Management Organization, che in italiano sono le OGD, ovvero le organizzazioni di gestione della destinazione. Per cui il prodotto è riconosciuto. Ora, la Regione Veneto, a differenza di altre, dice:
entreranno nel database dei prodotti da vendere nel nostro portale, che vedrà milioni di euro di promozione in SEO, SEM, eccetera, solo i prodotti che sono dentro associazioni e aggregazioni. Quindi il claim di prodotto è condizione sine qua non. So che in altre regioni non è così. Personalmente la trovo una scelta intelligente, perché dobbiamo spingere sulla collaborazione. Ecco, questo prodotto, in questo stiamo completando la messa a punto, e nel giro di luglio e agosto, inizio settembre, faremo il test e il collaudo. Questa roba verrà promossa alla Borsa del Turismo Esperienziale, dove i 300 buyers assaggeranno questi prodotti secondo un piano di educational concordato con tutti i partecipanti. Ecco, quindi questo è sicuramente un buon esempio di sistema che si muove insieme in logica, ripeto, di club di prodotto, per cui questi 42 aderiscono a un club di prodotto secondo un protocollo che stiamo mettendo a punto, e comunque entrano nel club di prodotto dell'Artes, che di fatto è un club di prodotto nazionale. Per cui, a questo punto concludo, il sogno è che pubblico-privato collaborino, perché non si può fare club di prodotto solo per i privati. La promozione in Italia è in mano al pubblico. Quindi il privato deve collaborare col pubblico. Il pubblico chieda l'aggregazione, quindi i club di prodotto o cose similari. I soggetti del territorio si mettono insieme in una logica di co-petition, cioè dove certamente ognuno vuole fare il suo risultato, ma insieme, per esempio, con lo story living, nel turismo esperienziale, la gente che compra vuole un prodotto di nicchia, ognuno vuole secondo i suoi gusti. È difficile entrare in concorrenza. Due agriturismi che sarebbero in concorrenza hanno due storie diverse, una punta sull'archeologia, l'altro punta sui vini, ed ecco che la storia, il prodotto turistico che abbiamo costruito, crea interesse per tipologie di clienti diversi. Conclusione, non ho altro da dire, sono stato spero sufficientemente veloce e spero non troppo confuso. Noi dobbiamo auspicare che in tutta Italia si muova questo movimento, e abbiamo questa battuta che dice: con lo story living Artes l'Italia può far felice tutto il mondo, ora servono gli italiani. Ecco, a parte la battuta, gli italiani, io ovunque vado per il lavoro, giro l'Italia, e tutti dicono: ma qui si fa fatica a fare rete, qui si fa fatica a fare rete. E io mi pregio di dire: guardate che gli italiani fanno fatica a fare rete. Ecco, quello che posso dire e testimoniare: il modello Story Living è un facilitatore di rete, un collante, perché noi non entriamo nel merito, se non in logica di marketing, ma del contenuto. Il contenuto sei tu esperto del tuo territorio. Ti aiutiamo a dare forma, una forma di alta qualità. Questi sono prodotti che arricchiscono la destinazione, arricchiscono l'ospitalità, gli hotel. Stiamo cominciando a fare progettazione anche per gli hotel che vogliono caratterizzarsi rispetto agli altri hotel. Ora, come mai oggi parliamo con la Sardegna? Siamo in procinto e abbiamo già fatto alcune formazioni, altre ne faremo. E oggi non è previsto un progetto di club di prodotto in Sardegna, però parlando con i partner che abbiamo incontrato, con cui siamo diventati amici in Sardegna, troviamo senso nell'ipotizzare di lavorare insieme per un club di prodotto anche in Sardegna. E quindi diciamo che il proseguo di questo webinar è sentire, in estrema sintesi, le esperienze dei nostri amici, appunto a Cagliari o ad Alghero, in altri posti della Sardegna, e auspicare come poter collaborare con esempi concreti, perché la formazione è una cosa ottima, ma serve arrivare alla concretizzazione, alla commercializzazione. Detto questo, Perfetto. io non ho altre cose da dire, ringrazio e sono a vostra disposizione. Grazie Maurizio. Mentre chiedo a Michele Sileno di prepararsi con l'audio e video, io sono riuscito a recuperare le sue slide, quindi potrò farle vedere io e mi dirà lui quando cambiarle. Nel mentre Michele si prepara, speriamo di vederlo e di sentirlo, avvio un sondaggio su quello che è l'ultimo tema che ha esplicitato Maurizio. Quali sono, secondo voi, i principali ostacoli per avviare politiche e azioni di destination management nel vostro territorio? Una di queste, vediamo una di queste risposte, quale è la più pertinente a vostro modo di vedere? Qualche secondo, se vi chiedo velocemente di poter dare il vostro parere, che come al solito condivideremo.
sarà anche oggetto di eventuale commento da parte dei nostri esperti. Ancora qualche secondo per dare a tutti la possibilità di votare. Siamo ormai preparatissimi nel andare a votare per ogni evenienza politica, amministrativa, locale e così via. Chiudiamo il sondaggio, chiedo a proprio qualcun altro di sciogliere il nodo e di dare una propria preferenza. Ok, chiudiamo qui il sondaggio, lo condividiamo. Michele, ci senti? Michele? Sì, ci sono, sì, ci sono. Perfetto. E allora, questi sono i risultati, vedete, del sondaggio. È interessante vedere come attribuiamo alla poca cultura del lavoro in rete per il 65%. C'è un'inerzia del 21% della pubblica amministrazione, ma mi sembra che il problema dei finanziamenti sia assolutamente secondario, sia di quelli pubblici sia di quelli privati, la voglia di investire autonomamente senza aspettare gli enti pubblici. Allora, Michele, le tue slide stanno partendo in questo istante, se vuoi presentarti e partire con la tua, con il tuo intervento, ti prego di rimanere nei tempi. Assolutamente. Dunque, scusatemi per l'eventuale riverbero audio, ma siamo in una condizione un po', diciamo, di difficoltà in questo momento. Dunque, io sono Michele Silenu, attiva presso l'Agenzia ARA, forma della direzione didattica dei corsi. Niente, come nasce, innanzitutto vorrei partire da questo aspetto, come nasce la collaborazione con voi, con Artes. Araform ha lavorato all'analisi dei fabbisogni formativi e professionali dei territori di Quarto e del Sinis nell'ambito dell'avviso Green and Blue Economy, un avviso in cui siamo partner appunto con questi, col comune di Quarto Sant'Elena e col Galsinis. Questa attività di analisi ci ha permesso di evidenziare alcune particolarità principali criticità, diciamo, del settore in questi territori, dove abbiamo riscontrato una forte ascesa chiaramente a livello più ampio di competitor nel contesto mediterraneo, lo sviluppo di piattaforme web dedicate alla costruzione delle vacanze, un'offerta turistica territoriale spesso frammentata e di difficile fruizione e un consumatore sempre più esigente e interessato a proposte turistiche a Roma. Nell'insieme, questo insieme di elementi ci ha portato ad una riflessione, ossia la necessità di trovare un diverso modo di fare turismo e quindi a evidenziare il ruolo dell'esperienza nel prodotto turistico. Chiedo scusa Michele, volevo chiedere se vedete le slide, se le tue slide sono visibili. No, non sono visibili. Sì, io le vedo. Ci proveremo. Prego, prego, puoi proseguire. Quindi dicevo, da questo punto di vista, una delle possibili risposte che abbiamo individuato era quella di formare degli operatori turistici capaci di creare proposte integrate di fruizione turistica del territorio, raccolte attorno appunto ad un intreccio narrativo, quindi un'esperienza coinvolgente. Da questo punto di vista, abbiamo riscontrato diverse proposte presenti nel territorio e a queste abbiamo cercato di agganciarci e in questa analisi ci siamo posti questi quesiti. Quali competenze doveva possedere questo professionista? Se vi era nel panorama appunto delle professioni turistiche chi svolgeva questo tipo di attività e qual era il suo livello di riconoscibilità. Da questo appunto nasce l'incontro con Aptopes e quindi appunto come diceva prima Maurizio ha definito uno standard professionale dell'attività dell'operatore del turismo esperienziale e questo ci è parso un elemento di particolare interesse per la nostra attività, soprattutto poi nell'ottica di costruire un percorso formativo che fosse
autorizzabile dalla Regione Sardegna e che poi portasse anche un riconoscimento di questa professione anche in un ambito, cioè con un valore, con un titolo che avesse un valore legale. Da questo punto di vista faccio un breve excursus su quello che è il quadro delle formazioni riconosciute alle professioni. Appunto, l'offerta formativa regionale è fondata sui principi della legge 92 di 2012, che definisce il sistema nazionale dell'apprendimento permanente e quindi la garanzia che ciascun cittadino possa vedersi riconosciute le competenze comunque apprese. Questo ha portato alla creazione del repertorio nazionale dei profili di qualificazione, ossia una raccolta di tutte le qualificazioni riconosciute a livello regionale che abbiano valore sull'intero territorio nazionale ogni effetto di legge, costituire titolo di ammissione a pubblici concorsi e concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro. Da questo punto di vista, quindi, la nostra attività si è concentrata nella fase di predisposizione del progetto, nella costruzione del profilo del tecnico del turismo esperienziale, proprio per far sì che potesse essere inserito nel repertorio della Regione Sardegna e quindi poi referenziato a livello nazionale, diventare quindi una qualificazione riconosciuta. Come abbiamo proceduto? Abbiamo costruito un quadro dei principali processi lavorativi che interessavano appunto il profilo dell'operatore e da qui siamo andati poi a tradurli in una serie di conoscenze e abilità che dovevano essere presidiate per riuscire a svolgere questo ruolo. Quindi, io adesso non so se avete avuto modo di, se state visionando le slide che ho predisposto. Quindi, Sì, io le vedo. avrete tutti? Ettore? Sì, si vedono. Perfetto, perfetto. Quindi, appunto, la nostra costruzione. Appunto, su cui è stato particolarmente utile il supporto di Ettore e di Norita, è stato quello di andare a individuare i principali processi e le principali attività che svolge appunto il tecnico del turismo esperienziale. Qua andrò molto brevemente, diciamo che abbiamo una serie di attività legate all'analisi dell'offerta turistica locale, del mercato turistico. Analizzare il fabbisogno della clientela, definire l'offerta di servizi e poi altre due aree di attività che invece sono legate più strettamente all'attività appunto della progettazione del prodotto turistico esperienziale e quindi particolarmente importante l'attività di progettazione dello storyboard dell'esperienza, dell'individuazione di stakeholders e fornitori, della gestione della promozione del prodotto e degli aspetti amministrativi legati alla sua realizzazione. Da ultimo, poi, l'altra ADA, ecco, su cui si costituisce questo profilo è quello della realizzazione del prodotto turistico esperienziale e quindi riuscire a saper coordinare le expertise coinvolte nelle attività, gestire le dinamiche di gruppo tra i partecipanti e gestire in sicurezza, naturalmente, e nel rispetto della normativa, l'organizzazione delle attività. Da questo punto di vista, il nostro profilo è visto riconosciuto attraverso una determina regionale che appunto ha permesso l'inserimento del profilo del tecnico del turismo esperienziale nel repertorio regionale. E da lì è nata la possibilità di presentare due corsi che in questo momento si stanno svolgendo a Quarto e ad Oristano su questo profilo. Classi che oggi sono collegate a questo webinar e che durante il mese di luglio svolgeranno poi un'attività di formazione intensiva con Artes, proprio due laboratori finalizzati alla
progettazione di prodotti turistico esperienziali che percorrano appunto lo standard proposto da Artes. Questo per noi è un aspetto molto importante, così come per le amministrazioni con cui stiamo collaborando, perché significa andare a incidere nel tessuto economico del territorio, arrivare a proporre poi al termine di questa attività dei progetti realmente eseguibili, che diano quindi un'opportunità lavorativa agli allievi che stanno seguendo i percorsi, ma che siano anche uno stimolo per la realtà locale e per gli operatori appunto del mercato. Spero di Bene, Michele. essere stato nei tempi. Niente, Molte la grazie. parola. Poi sarà importante avere delle domande da parte del nostro pubblico per conoscere di più e meglio il vostro lavoro formativo e anche la figura dell'operatore che stiamo cercando anche di accreditare in altre regioni. E allora la parola ad Alessandra Guigoni, antropologa che ci racconta un po' di alcune esperienze che ha avuto modo di seguire in Sardegna. A te, Alessandra. Grazie, benissimo. Allora, io ho lavorato, sto lavorando per questo progetto. Mi sentite e mi vedete bene intanto? Sì, Perché... certamente, perfetto. Perfetto. Per questo progetto che si chiama CAST, Capoterra Azioni Strategiche per il Turismo, ed è promosso da Isogea. La direttrice mi ha chiesto, diciamo, di essere presente in quanto impossibilitata. Sento un po' dei rumori di fondo, ma vado Quindi avanti. chiedo di spegnere i microfoni da parte degli altri relatori, grazie. Ok, perfetto. Sono quindi una docente del corso, il corso sta terminando. I ragazzi sono stati molto motivati, devo dire, anche grazie al corso di Artes, che poi ci hanno raccontato nelle settimane successive. È stato un ottimo shock culturale perché ha consentito loro appunto di apprendere in modo diverso e innovativo. Sicuramente è molto interessante l'idea di fare qualcosa in un territorio così ricco. Come capoterra, così ricco, diciamo, di risorse ambientali, di risorse culturali enogastronomiche, eppure una cittadina ancora poco turistica, ancora poco valorizzata, appunto, meno conosciuta, sebbene sia a pochi chilometri di strada da Cagliari, sia sul mare, abbia alle spalle uno stagno, quello di Santa Gila, che è protetto dalla convenzione di Ramsar e che ha delle ricchezze straordinarie, tra cui sagenti e arrubia, i fenicotteri, rosa, ma tante altre cose. Una campagna molto ricca, ancora intensamente coltivata, varie cose archeologiche e non lontano da lì anche, diciamo, Conti Vecchi, che adesso, insomma, è protetto dal FAI, è visitabile, quindi delle saline meravigliose, ma solo per fare alcuni esempi. Io mi sono occupata del turismo in chiave enogastronomica, perché è la cosa di cui mi occupo dal 1997, dell'enogastronomia. E quindi con loro abbiamo anche effettuato diverse escursioni, al termine delle quali poi abbiamo sempre fatto un'analisi SWOT per capire quali potessero essere appunto i punti di forza, di debolezza e vedere anche per l'appunto come implementare delle azioni positive. Ormai il turismo attuale e probabilmente anche del prossimo futuro è esperienziale, quindi è molto molto importante che tutti gli operatori che vengono formati ne siano consapevoli e attuino delle strategie per l'appunto per far sì che gli ospiti facciano delle esperienze significative, quindi, come dico sempre, ripartano dall'isola, in questo caso perché noi parliamo della Sardegna, parliamo di Capoterra, col famoso elisir della fine del viaggio dell'eroe,
in cui finalmente dopo varie vicende con questo Elisir si riparte, che può essere un ricordo, un'emozione, ma anche una bottiglia di vino, un bel pezzo di pane carasà o qualcosa veramente che ci si porti a casa e che lo aiuti a ricordare, ad emozionarsi e poi sicuramente a ritornare, ecco, che venga fidelizzato questo è quanto. Alessandra, 2 minuti per concludere dal punto di vista dell'antropologa, il fenomeno del turismo e del turismo che stiamo raccontando esperienziale, che valore aggiunto può avere? Direi che ha tutti i valori aggiunti, nel senso che sposa anche un modo ormai di intendere anche la vita quotidiana, non solo il turismo che hanno le persone, cioè quello del non sentirsi un numero, di sentirsi unico, di sentirsi quindi coccolato, di fare delle esperienze da poter condividere sui social, che sono importantissimo. Ho visto da poco un articolo molto interessante per cui il turismo enogastronomico sta crescendo perché vanno in destinazioni in cui ci sono cibi e vini fotografabili, situazioni enogastronomiche da poter condividere su Instagram e sugli altri social. Nella vita di tutti i giorni facciamo così, lo facciamo ancora di più quando siamo in viaggio, vogliamo fare delle esperienze uniche, anche il viaggio della vita o il viaggio insomma dell'anno. Quindi tutto va in quella direzione. Sicuramente siamo in grado di organizzandoci, facendo rete ed essendo ben strutturati di offrire questo. Non vi sento più. Ettore, devi accendere il microfono. Sì, chiedo scusa. Mentre ringraziamo Alessandra, il suo Grazie a voi. contributo, e mentre chiedo a Giovanni Sanna di prepararsi, abbiamo gli ultimi 2 sondaggi della giornata, quindi se avete avuto modo di realizzare attività di turismo esperienziale, sì, no, no, ma vi piacerebbe. Ancora qualche secondo. Poi io vi chiederei se vi è possibile di programmarvi per terminare il webinar alle 16:15. Io ringrazio molto anche Michele perché nonostante tutti i vari problemi è riuscito a collegarsi e ad assicurare che la sua esperienza fosse condivisa da noi tutti oggi. E vi chiedo già di iniziare a prenotarvi cliccando la manina a sinistra del pannello di controllo per eventuali domande o brevissimi interventi o richieste. Chiudo questo sondaggio, vediamo i risultati che chiederò poi di tenere in conto da parte dei nostri esperti. C'è una metà che dice no, ma mi piacerebbe, un 35% che già propone attività di turismo esperienziale. Vediamo quest'ultimo sondaggio, se chi è interessato ad operare per sviluppare l'offerta di turismo esperienziale, che abbiamo visto poter essere un must con un mercato molto interessante, e quindi una delle 4 opzioni che trovate, qui vi chiedo velocemente, in modo tale che poi, se è pronto Giovanni, a conclusione del sondaggio, possiamo ascoltare le testimonianze del suo territorio. Bellissimo a nord della Sardegna. Speriamo di poterci andare quanto prima. Almeno da parte mia, che non conosco molto bene ancora la sua zona. Chiudiamo il sondaggio. Vediamo, qualcun altro deve ancora votare. Vi chiedo di riflettere velocemente e di cliccare sulla risposta giusta. Bene, chiudiamo qui. Purtroppo abbiamo i tempi strettissimi, così lasciamo spazio alle vostre domande. Condividiamo. Vedete, c'è un 24% di già lo faccio e un 66% a cui piacerebbe sviluppare questa offerta, ma vorrebbe capire nello specifico come fare. Penso che anche il contributo di stasera possa concorrere a dare qualche domanda, oltre alla parola magica che stiamo sceverando oggi, che è quella di fare rete, quindi di tenerci in contatto anche oltre
questo nostro incontro. A te Giovanni, e grazie della collaborazione, dell'impegno che avete messo nei sondaggi. Prego Giovanni. Eccomi qua. Quindi, io sono Giovanni Antonio Sanna, sono il manager dirette di Rural Heritage, che è un'associazione di promozione sociale che opera in Sardegna. Con questa attività sono entrato in contatto con Artes e successivamente al primo contatto con Artes ho partecipato anche a una formazione di base. E questo mi ha permesso di poter poi promuovere un prodotto che adesso vi dirò su che cosa stiamo lavorando. Era un progetto che tra l'altro Alessandra ha anche avuto modo di vedere perché, e di ascoltare, soprattutto perché si trattava della musica delle piante, quindi un esperimento fatto qualche tempo fa. Come Rural siamo stati invitati a partecipare a un progetto che si chiama Prometea, che è l'acronimo di promozione della multifunzionalità del settore agrituristico. Stiamo parlando di un progetto Interreg Italia-Francia. Quindi, fra gli obiettivi di Prometea c'era quello del sostegno all'innovazione, di creare supporto alle reti d'impresa e soprattutto la creazione di un marchio comune. Noi abbiamo contribuito proponendo nella fase di progettazione la creazione appunto dei club di prodotto. Loro li chiamano percorsi, ma in realtà sono dei club di prodotto e quindi far diventare il nostro progetto, che era quello della musica delle piante, farlo diventare un progetto di turismo esperienziale. Abbiamo lavorato quindi con Artes, partendo dalla prima stesura del progetto, arricchendolo, individuando soprattutto quella parte relativa al Genio Liloci, perché Maurizio in continuazione mi diceva: ma sì, ma gli alberi ci sono dappertutto. Certo, noi avevamo individuato negli alberi che ci interessavano gli olivastri millenari della Sardegna e anche altri alberi di una certa importanza, ma poi lavorando con lui invece non soltanto abbiamo individuato il Genius Loci, ma abbiamo creato un palinsesto che consenta sia la memorabilità e poi l'esclusività del prodotto. Vi faccio vedere la scheda, se è già la vedete, è condivisa la scheda. Sì, perfetto, vai. E quindi in quest'ottica abbiamo individuato sicuramente una delle tante cose che possono caratterizzare il Genius Loci della Sardegna, quindi un luogo magico come le Domus dei Janas. In questo esperimento abbiamo scelto quelle di Sant'Andrea Primus e quindi abbiniamo la scoperta di un luogo magico come questo di Sant'Andrea Prius alla musica delle piante. Il palinsesto è stato costruito proprio per consentire di poter godere del fascino, quindi un'esperienza sia di contemplazione che di condivisione. E tra l'altro, il nostro progetto e soprattutto il nostro obiettivo in questa prima fase, che era quello di creare un modello, anche perché questo lavoro poi diventerà sia vendibile nel catalogo digitale che metterà in piedi il progetto Prometea, ma ovviamente sarà anche nel catalogo di Artes. Quindi anche questa cosa ci gratifica e ci porta verso un risultato che poi deve essere, come diceva prima Maurizio, quello della costruzione di un club di prodotto. Il club di prodotto non è altro che l'aggregazione di imprese che si mettono insieme per commercializzare, quindi promo-commercializzare un prodotto. Nella mia veste di vicepresidente del Gallo Budoro Goceano, stiamo lavorando alla creazione di 5 club di prodotto, perché questo è quello che abbiamo identificato nel piano di azione,
E tra l'altro anche lì nella costruzione dei prodotti che verranno individuati, sicuramente il contributo di Artes nell'individuazione della qualità e delle metodologie per la costruzione del palinsesto potranno aiutarci. È vero quello che è stato rilevato prima nel sondaggio, cioè la capacità o la non capacità di mettersi in rete, ma oggi se vogliamo fare turismo, se vogliamo fare turismo di qualità, se vogliamo fare una crescita culturale e ovviamente anche economica per la Sardegna, questa è la strada che sicuramente ci può portare al raggiungimento dell'obiettivo. In questo momento ci sono diverse opportunità che sono date appunto anche dai piani che i GAL, i piani strategici che i GAL stanno mettendo in atto, ma anche da tutta una serie di attività formative come quelle che sono state appena descritte, proprio per non soltanto la figura dell'operatore, ma anche perché all'interno di quei contesti si creano le condizioni per mettere insieme le persone per capire che stare insieme è meglio che rimanere isolati. Nella scheda che vi ho mostrato prima, appunto, potete vedere, cioè ci sono, forse la scheda è sparita, ci sono il marchio sia di Rural, ma il marchio anche del progetto Prometea, e anche questo è la dimostrazione che insieme sia la parte pubblica e la parte che invece rappresenta i privati possono sicuramente contribuire alla crescita del nostro territorio. Quindi questo è quello che abbiamo messo in piedi, quello è quello che stiamo lavorando e quello che speriamo di riuscire a portare avanti con Artes proprio per definire le modalità di partecipazione soprattutto a un club di prodotto nazionale, come prima diceva Maurizio. Molte grazie Giovanni. E allora, mentre vi chiedo di poter intervenire cliccando la manina in modo tale che in ordine di priorità vi darò la parola, chiedo a Michela, ad Alessandro, a Maurizio se hanno dei flash su quanto è stato detto sui sondaggi che abbiamo fatto. Hanno un paio di minuti in modo tale, mentre vi chiedo di prenotarvi per domande. Non so chi vuole intervenire dei relatori. Nel frattempo vi chiedo di cliccare sulla manina a sinistra del pannello di controllo per prenotarvi per domande. Prego. Approfitto che c'è un attimo di silenzio per riempire il silenzio dicendo che appunto l'aggregazione è inevitabile per motivi sociologici, antropologici, nonostante la difficoltà del nostro popolo che ha una sua storia che porta a questo individualismo e le motivazioni sono antiche di centinaia di anni. Altri popoli hanno avuto sistemi sociali con meno catene montuose, con meno problematiche, ma gli stati in Francia sono nati nel 600, mi pare. Quindi c'è una cultura civile diversa. Ecco, allora, sta penso a noi dal basso oggi trovare logiche di collaborazione che utilizzando le risorse che lo Stato mette a disposizione, perché questo è il punto. Come è stato evidenziato, le risorse non mancano, ma qualche volta, anche se si mettessero 1.000 miliardi, non ci schioderemmo se il problema è culturale e generativo tra di noi. Allora, la grande sfida è che noi come Artes siamo veramente motivati a portare avanti è trovare logiche di collaborazione che ci consentano di fare insieme quello che da soli non saremmo capaci di fare. E questa è la grande sfida. È chiaro che ci vogliono persone pronte a mettersi in gioco, pronte
a qualche volta non capirsi, pronte a sbagliare, pronte a ricominciare, ma ci vuole gente col cuore in mano. Ecco, con persone che hanno il cuore in mano si possono fare cose grandi. Questa è un po' l'esperienza che, anche se è ancora molto piccola, ma stiamo portando avanti e sta portando qualche risultato di sistema, perché noi non siamo nati per fare una cosa in una regione e dopo 10 anni provare ad andare su un'altra regione. L'ambizione che qualcuno diceva è da matti è di fare qualche cosa che è partita subito con leve nazionali. Ecco, ora la fortuna è incontrarsi, è incontrare gli amici di Isogea, è incontrare Giovanni Antonio Sanna, è incontrare Camera Work, Prometea, ecco, tutte queste realtà che operano nel territorio, ma che a nostro avviso possono prendere più valore se si mettono in rete a livello più ampio, sia regionale che nazionale. Ettore, non ti sentiamo. Ettore, devi accendere il microfono. Se qualcuno spegne il proprio, benissimo. Dicevo, chiedo di poter intervenire qualcuno che vuole fare domande. Sarebbe veramente il primo webinar che non abbiamo una valanga di domande o di richieste di chiarimenti, ovvero di interventi, anche di racconti, di testimonianze sulla falsariga di quelli che abbiamo avuto il piacere di conoscere. Benissimo, Angela Grassi, do la parola in modo tale che nel giro di 10 minuti chiudiamo il nostro webinar. Prego, Angela, buonasera. Angela Grassi può intervenire. Angela? Non riusciamo ad avere Angela. Se nel frattempo l'audio di Angela è collegata, quindi quando riuscirà a intervenire potrà farlo. Se Giovanni piuttosto che Michele o Alessandra vogliono aggiungere qualcosa rispetto al dialogo che abbiamo fatto oggi, sono i benvenuti. Un po' anche a conclusione, se c'è qualcun altro che vuole intervenire, si può prenotare in modo tale che poi diamo un saluto finale con una breve replica da parte di tutti i nostri esperti e relatori che ringrazio. E allora, no, evidentemente sono stati molto esaustivi e chiari. Ettore, perdonami. Allora, Michele, chi vuole intervenire? Prego, Michele. No, io volevo semplicemente aggiungere questo, considerato che appunto noi siamo, le nostre due classi ancora devono iniziare il laboratorio, così come diceva Maurizio, mi fa appunto molto piacere l'avvio di una collaborazione di questo tipo nella logica della costruzione di un club di prodotto che non sia appunto basato esclusivamente su una logica territoriale, ma che apra la possibilità ai nostri allievi, agli operatori, insomma, di inserirsi poi in un catalogo, in un circuito come quello proposto oggi. E credo che per tutti l'idea poi di partecipare attivamente a queste, alla costruzione di questa nuova proposta turistica sia un'ottima occasione. Quindi io ne approfitto con questo anche per augurarmi che le classi che ci stanno seguendo traggano quanto più maggior profitto, ecco, da questa esperienza. Non vediamo l'ora di avervi qui in Sardegna per vedere direttamente sul campo insomma, la vostra proposta, ecco, entrare nella costruzione effettiva di questi laboratori. Grazie. Benissimo, grazie. Giovanni, un tuo Beh, pensiero mi finale. riallaccio a quello che ha appena detto Michele, quindi la nostra disponibilità, quindi la mia disponibilità, ma la disponibilità anche di Rural, è quella di eventualmente portare testimonianza del lavoro che abbiamo fatto, di quello che stiamo facendo e di quello che faremo con la costruzione dei club di prodotto nell'attività del GAL. Ma sicuramente può essere interessante anche capire quali sono le cose che sono state fatte da Prometea, quindi con una interlocuzione che non ha riguardato soltanto la Sardegna, ma oltre alla Sardegna anche la Toscana e la Francia,
e quindi con le diverse metodologie di lavoro come si è riusciti a creare dei prodotti, a creare dei percorsi, a creare dei club di prodotto per poi fare un'offerta che è quella aggregata, anche perché i club di prodotto, sì, è vero che si può dar vita a dei club di prodotto verticali, ma nei club di prodotto verticali ci sono tante linee orizzontali che sono ad esempio legate all'enogastronomia, all'artigianato locale, a tante altre cose che poi fanno sì che rimanga non soltanto la memorabilità dell'evento che è stato fatto, ma anche il ricordo fisico di quello che viene fatto, no? Come giustamente diceva Alessandra, uno ritorna a casa e apre la bottiglia di vino. Quindi questa bottiglia di vino, accompagnata dai nostri prodotti, accompagnata da altre cose, possono creare anche quella fidelizzazione che spesso avviene semplicemente per il nostro essere accoglienti, ma non basta più, quindi bisogna essere accoglienti in maniera professionale. A te Alessandra. Sì, ho lavorato anch'io in un progetto, in un altro progetto Interreg, itinera sul turismo enogastronomico per il crocierismo di lusso e quindi mi fa piacere che la parola Interreg sia tra gli hashtag, insomma, tra le parole chiave. Per quel che mi riguarda è stato un webinar molto interessante, è importante continuare a condividere per mettere veramente a sistema, ecco, non solo per l'isola, ma almeno per tutta la nostra area tirrenica e le varie sponde del Mediterraneo, molto molto importante, sicuramente foriero di nuove collaborazioni, ecco. Ringrazio tutti della partecipazione. Ettore, un'ultima cosa. Prego. Qui con me c'è Paolo Silena, docente del nostro corso, ed esperto appunto di marketing offerta turistico-culturale, dove fare anche lui un intervento. Sì, nel frattempo Sì, volevo grazie dire che a tutti. la Angela Grassi ci ha scritto dicendo che aveva problemi a collegarsi. C'è una Lara D'Argento che vuol fare una domanda. Allora io darei la parola al docente che è qui, che è con Michele, e poi la domanda di Lara D'Argento per poi chiudere. Prego. Io. Prego, il docente che è con Sì, Michele, salve, intervenga. salve, sono Paolo Sireno, volevo fare, sono anche direttore della Fondazione Alghero, ci siamo conosciuti con Maurizio a un convegno proprio ad Alghero, dove io presentavo gli eventi della città di Alghero e lui presentava il progetto Artes, diciamo un po' ad Alghero, che è un po' capitale della cultura, in un certo senso, turistica della Sardegna. E da quell'incontro ho capito che in Sardegna c'è molta possibilità di sviluppo, perché Artes non ha grandi come dice, promoter nell'isola. Dunque, questi ragazzi che stanno seguendo i corsi qui a Oristano e qui a Cagliari potrebbero avere delle possibilità per entrare all'interno di questo progetto. Quindi vorrei che Maurizio ci raccontasse un po' se queste possibilità ci sono effettivamente o meno. Grazie. Allora, siccome si sono svegliate adesso persone che vogliono intervenire, do la parola a Laura D'Argento, poi Giulia Antinori e poi Katia Madio, poi purtroppo gli altri non possiamo più accettarli. La parola a Lara, prego Lara. Salve, io ho sviluppato un progetto che è stato ammesso da Airbnb alla Experience Academy di Matera ed è basato sulla cultura come intersezione fra marketing territoriale e turismo esperienziale. Lo sto portando avanti, ho il patrocinio del comune di Bari, che è la mia città e la città per cui questo progetto è stato sviluppato, e ho zero aiuto. E non significa soltanto denaro, però non ho sostegno progettuale da enti come per esempio Artes, già specializzati nel turismo esperienziale, non ne ho nella promozione, non ne ho nella rete. Come la risolviamo questa cosa? Cioè, possiamo creare una struttura, qualcosa per permettere di restare in contatto e mettere a sistema i nostri progetti, o Artes continuerà a fare i suoi progetti e Airbnb i suoi?
Allora, salvo dare la parola al mio presidente, cara Lara, quando vuoi ci prendiamo un caffè, che noi abitiamo nello stesso comune Super e ne possiamo volentieri. parlare per quel che mi riguarda. Grazie, Giulia Antinori, può intervenire. Giulia, buonasera, prego. No, Prego, Giulia. qui semplicemente i ragazzi chiedevano se ci fossero altri eventuali eventi nel sud Sardegna prossimamente. Ok, quindi le repliche a Michele e a Giovanni eventualmente. Ultimo intervento. Abbiamo detto Katia. Buonasera Katia, prego a te la parola. Katia, devi aprire il collegamento audio per intervenire. Katia, eccola qua. Prego Katia, buonasera. Da dove chiami? Buon pomeriggio, io parlo da Matera e vi seguo da Matera. Recentemente in Basilicata abbiamo fatto un progetto che univa pubblico e privato. Però oltre a un corso, comunque un percorso molto interessante, in realtà poi non si è concretizzato nulla, quindi le imprese private continuano ad agire per conto degli enti pubblici anche. Volevo capire se era possibile condividere l'esperienza del Veneto o comunque altri riferimenti normativi che davano poi la possibilità di concretizzare questi passaggi. Tutto qui. Grazie. Perfetto, chiederei a Maurizio di rispondere brevemente alle sollecitazioni e a Giovanni e a Michele, idem. Abbiamo proprio altri 2 minuti per poi poter chiudere nei tempi che ci siamo dati. Grazie. Dunque, le domande sono state sostanzialmente quattro. La prima intervento dell'amico sardo che abbiamo conosciuto da Alghero, penso di aver capito chi sei, ma forse ci rivedremo prossimamente nella tua terra. Il tema è della generatività delle collaborazioni locali. Certamente. La sfida è creare dei sistemi che dal basso, con gli aiuti pubblici, perché i progetti formativi, i progetti di crescita di prodotto, i DAL, hanno tutte delle risorse pubbliche, ma si crei un tessuto che sia competente, capace di mettere in commercio dei prodotti e che sia capacità di commercializzazione effettiva. Ora, su questo l'argomento è ampio. E non riesco a rispondere in 5 minuti, ci vorrebbe un altro webinar. Dunque, noi stiamo lavorando su più fronti per creare delle alleanze di sistema che vadano oltre anche al nostro singolo progetto ATES, affinché si creino delle reti commerciali sul tema incoming, perché oggi l'Italia è molto debole sull'incoming per mille motivi. C'è volontà e quindi avremo modo di parlarne e do l'appuntamento eventualmente ad un prossimo webinar per fare questo approfondimento. Per quanto riguarda scusa, quindi vuol dire che chi si sta specializzando sui temi dell'incoming, se ci sarà la rete, avrà le opportunità, cioè l'operatore di turismo esperienziale è una competenza chiave, ma non è necessaria, ma non è sufficiente. Bisogna avere anche il marketing territoriale e appunto l'alleanza per promuovere il territorio e quindi poi chi va a vendere. Questo insieme che oggi vende un prodotto incoming abbastanza terra a terra a livello di sistema nazionale si sta evolvendo molto lentamente, mentre negli altri paesi è già avviato da quasi 10 anni. Ecco, quindi diciamo noi parliamo di cose che sono scontate in altre nazioni e siamo qui a dire come fare. Quindi si tratta di fare più che di parlare. Noi ci mettiamo in gioco e cerchiamo collaborazioni con persone come Giovanni. Quindi la nostra è una logica di rete. La nostra azienda non ha dipendenti, noi siamo una rete. Siamo una rete e i soci stessi della nostra azienda sono in città diverse d'Italia. Ettore è a Bari, come si chiama? La Rita sta a Sorrento, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda Airbnb, quando Airbnb dichiarò la sua intenzione di aprire la progettualità Experience, immediatamente prendemmo contatto come Artes e
questo capitava 3 anni fa, mi pare, o 4 anni fa, insomma, 3 anni fa, e dicevamo, cara Airbnb, noi abbiamo delle competenze, tu stai sperimentando in Italia, mettiamoci insieme. L'amministratore dell'epoca, di cui in questo momento non ricordo il nome, ma non è più lo stesso, ci disse, bellissimo, la facciamo, formazione, collaboriamo, e quindi noi eravamo molto contenti. Poi arrivò uno stop da San Francisco che diceva, no, noi lavoriamo solo con competenze interne. Quindi al momento all'amica che dice collaboriamo a Airbnb e Artes, noi la nostra parte abbiamo provato a farla, ma non siamo andati molto avanti, e non, anche qui c'è da aprire un argomento. All'epoca avevamo anche invitato Airbnb che fece un webinar con noi su cui si auspicavano tutte queste cose. Se vai sul nostro sito ritroverai questo webinar. Ciò non esclude che chi ha fatto un percorso con Airbnb, di cui ora sinceramente non conosco bene gli estremi, come dire, noi come sistema Artes siamo aperti a tutti quanti, per cui certamente il nostro intento è di portare una professionalità secondo uno schema, e quindi quello schema portiamo avanti. Quello schema però non è che esclude le altre professionalità, cioè noi riteniamo di portare le competenze a livello 100, poi le altre cose che noi vediamo in giro sono a livello 10, a livello 20, per cui non vorrei sembrare presuntuoso, ma la competenza che portiamo alza la scala di un fattore di grandezza rispetto a quello che vediamo, Airbnb compreso. Ecco, tutto ciò poi richiede comunque competenze personali. Ecco, l'ultima domanda, io confesso che non ho capito bene da dove veniva l'amica che ha parlato. Matera. Da Matera, in Basilicata noi abbiamo fatto delle attività qualche anno fa, e anche con un certo successo, abbiamo fatto anche della buona commercializzazione, oggi Matera va molto forte, e qua si apre un altro tema, perché bisogna creare le motivazioni tra gli attori, tra gli stakeholders del sistema. In Basilicata al momento non abbiamo ancora trovato il bandolo, per cui bisogna trovare una logica che metta insieme il pubblico e il privato, gli alberghi con le APT, con le DMO. Ecco, questa alleanza, ecco, sta succedendo nel Veneto, forse partirà per noi almeno anche in Lombardia, sta partendo in Toscana, in Sardegna, eccoci qua oggi a parlare della Sardegna con belle collaborazioni, siamo anche in Sicilia dove con fatica stiamo provando a fare uno sviluppo. Certamente l'alleanza che abbiamo con la Bitesp, per esempio, è molto importante, per cui quest'anno abbiamo fatto un piccolo roadshow, ma l'anno prossimo faremo un roadshow in tutte le regioni d'Italia in cui portare questo discorso di sistema, perché la Bitesp è un momento in cui comunque l'offerta di turismo esperienziale, in senso ampio, non solo la nostra, trova un pubblico di buyers che sono 300 buyers, di cui 150 nazionali e 150 stranieri. Cioè il TTG non è più il posto dove andare, anche se non ci torneremo, spero che nessuno si offenda, ma sono tutte fiere generaliste, bisogna andare su fiere verticali, quindi la fiera della borsa del turismo esperienziale è verticale, il buyer cerca il turismo esperienziale. Bene Maurizio, grazie. E allora, abbiamo citato tante regioni che ci richiamano che l'estate è arrivata, questo è il nostro ultimo webinar prima della pausa estiva, riprenderemo a settembre i nostri tradizionali appuntamenti. Ricordo, perché chi mi ha chiesto, le slide dei relatori saranno disponibili, ve li invieremo, chi è interessato può inviarci un'email e vi invieremo le slide. Ricordo che l'associazione Assotes, cioè l'associazione degli operatori di turismo esperienziale, può essere l'ambito nel quale lavorare insieme per chi opera sul turismo esperienziale con professionalità e deontologia adeguata, e che il BITESP di cui Maurizio parlava, che si terrà a Venezia il 25, 26, 27 novembre, può essere il grande luogo di incontro, di dibattito, di approfondimento dei temi e anche di promozione e di promocommercializzazione di prodotti di turismo esperienziale, quindi può essere anche il luogo in cui ci incontriamo. Peraltro, come Artes non organizziamo noi la fiera, ma abbiamo avuto il piacere, attraverso l'incontro con chi organizza questa fiera, ha avuto l'intuizione di organizzarla l'anno scorso come prima edizione, di curare tutti gli eventi collaterali, per cui nella fattispecie potete contattarmi, chi è interessato
Adesso metteremo a punto quello che sarà il programma, ma sicuramente dei workshop o delle occasioni per presentare iniziative e proposte, per ragionare su temi con chi ne è appassionato e ne è esperto, può essere una cosa fattibile e che programmeremo entro luglio. Quindi chi è interessato può prendere contatti anche con me su questo tema. Quindi grazie ancora ai nostri relatori, un saluto a Giovanna, ad Alessandra, e a Giovanni Antonio e a Michele e al nostro presidente Maurizio, e un grazie a tutti voi che ci avete seguito sino all'ultimo. Praticamente abbiamo perso solo pochissimi, e quindi grazie ancora e buona estate italiana a tutti. Arrivederci a tutti, arrivederci. Grazie. Arrivederci a tutti, grazie ancora. Ciao Michele. Ciao.